Le video notizie di distribuzione moderna. Oggi siamo di fronte a un momento di profonda trasformazione del mercato, quello che i tecnici chiamano gigantesco vibe shift tecnologico, digitale, energetico, e in tutto questo anche il settore della grande distribuzione ha reagito in modo estremamente veloce ad un cambiamento che noi operatori logistici abbiamo dovuto non solo subire, ma abbiamo dovuto accompagnare. Il vertical che più è vicino al mercato della grande distribuzione è quello ovviamente della fast moving consumer goods, in cui operiamo attraverso due macro piattaforme dislocate nell'area milanese, una in particolare a Calvenzano, nell'area Milano Est. Abbiamo inaugurato questa piattaforma nell'agosto 23, operiamo con clienti di primaria importanza sia nel settore beverage che nel settore pet food. È una piattaforma di circa 40.000 metri quadri che risponde alle esigenze di un mercato che, come ho detto prima, si sta trasformando. L'omnicanalità piuttosto che la distribuzione B2C, che sempre più sta caratterizzando un mercato in continua evoluzione, sta imponendo ad operatori logistici come noi un momento di profonda trasformazione. È per questo che inaugureremo tra pochi mesi a Settala, alle porte di Milano, il primo Fulfillment Factory in Italia. Si tratta di un impianto di 20.000 metri quadri dotato di tecnologia assolutamente innovativa. Sarà presente all'interno del sito un autostore. Si tratta di un sistema di movimentazione e stoccaggio della merce guidato da robot che portano la merce verso l'uomo, quindi un sistema estremamente reattivo in grado di rispondere alle esigenze del mercato in modo assolutamente moderno, di rispondere a quella trasformazione che anche il mercato della grande distribuzione oggi sta chiedendo. Quindi non soltanto il normal trade, ma anche la distribuzione moderna, la distribuzione della GDO ha imposto un cambiamento assolutamente radicale. Siamo un operatore estremamente attento anche a tutto il tema della sostenibilità, abbiamo obiettivi estremamente sfidanti. Uno dei principali target della nostra azienda a livello globale è arrivare alla carbon neutrality entro il 2050, con dei milestone importanti, perché ci siamo prefissati di raggiungere entro il 2030 l'abbattimento del 50% delle emissioni di scope 1 e 2 e del 30% di scope 3. Vuol dire che anche operatori logistici che sono purtroppo visti sul mercato come soggetti tra virgolette inquinanti possono fare logistica in modo sostenibile. Siamo un partner logistico che offre un servizio che a me piace definire unconventional. Ci piace essere considerati partner dei nostri player con cui lavoriamo e non fornitori di una semplice commodity come quella di un servizio di trasporto o magazzinaggio. Tanto è vero che all'interno delle nostre piattaforme abbiamo sviluppato una fitta rete di servizi a valore aggiunto come attività di co-packing piuttosto che riconfezionamento di prodotto o creazione, trasformazione di prodotto stesso. Banalmente, per alcuni clienti del settore beverage facciamo lavorazione di serigrafia di bottiglie piuttosto di creazione di espositori per la grande distribuzione, a testimonianza del fatto che siamo un operatore che crea valore e non offre un puro servizio di logistica e trasporto in senso stretto.